E la mattina noi ci alziamo molto presto, appena giorno scendiamo, andiamo a prendere i cavalli, perché i cavalli noi li abbiamo tutti fuori. Li mandiamo dentro al Remesino e lì si prendono, ognuno prende il suo, e veniamo qui alla scuderia e qui li puliamo e li insegliamo. Poi si parte, appena pronto si parte e si ritorna. Se tutto va bene si ritorna a mezzogiorno, ma se si trova dei guai, purtroppo se a quei tempi si faceva anche più tardi, perché non si lasciava le cose a mezza strada. E poi si mangiava un boccone e dopo pranzo, se non c'era molto lavoro fuori, si lavorava a Remesino. A Remesino si lavorava, si intende, doma dei poledri, presa dei giovenchi, perché noi si domava, oltre ai cavalli si prendeva anche i bovini per la bifolcina, si pigliavano a Remesino e poi si passavano al reparto bifolcina, che è un lavoro che appassiona, uno che piace, è molto bello lavorare il nostro lavoro, però è un lavoro di sacrificio, perché o piove o tira vento bisogna uscire lo stesso, anzi, è proprio le giornate cattive che si trova sempre qualche guaio fuori. È tutto qui. Poi da Littoria siamo passati a Sabauglia, più giù, verso San Felice, verso Terracina. Poi quando hanno inaugurato Sabauglia, per caricato tutto, siamo venuti qui con tutto il bestiame. Sì, sempre c'era un gruppo qui e tutti quelli che abbiamo portato noi da giù, e si è fatto questo gruppo che ci è rimasto qui. Il 32, l'inaugurazione dei coloniali, la prima colonia marina fatta da Mussolini giù, la intestarono alla regina Nera, no? E noi si fece una grande festa, tra le quali ci fu la corsa dei butteri, io avevo 14 anni, e mi portò l'assessore, ci hanno fatto un libro, no? C'è sta fotografia, che dice, te te li ricordi chi era? Era io in testa e Candidino secondo con Primavera. E facemmo in quattro, il secondo, terzo e quattro, i quattro in finale eravamo tutti e quattro noi. Abbiamo vinto le quattro batterie. Fece quattro bacci, c'era che era Tatichi arrabbiato perché c'aveva quelli di sì, c'aveva anche il cavallo di Zannelli. Quel tavolo. Tutti inviatati, cioè qui ne facciamo un boccone. E invece non vincero nemmeno una batteria, vince molto meno. Che poi i cavalli nostri, perché c'erano i cavalli molto bravi? Noi si trovava 30-40 cavalli l'anno. A noi ci rimaneva dopo maggiore i peggio che erano i meglio, no? I più cattivi. Quei più cattivi erano i meglio. Sicché noi conosciamo tutti i cavalli che avevano loro. Erano belli, imbiadati, cosa, però sapevamo le possibilità che avevano. E allora adesso queste corse che fate, praticamente che organizzate, questi tornei così sono, ricordano anche. Sì, infatti quel gioco la rosa che no, non l'ho visto qui. E risale al 1400, È uno dei più vecchi giochi che si faceva. Allora c'era questa rosa al braccio, che chi strappava la rosa era che la donava alle ragazze che stavano a guardare, no? Sì. Era il primo approccio. Però questo è il primo anno che fate questo torneo? No, io sono parigiani. Ora a mezz'agosto facciamo quello lì. Questa è questa data, proprio il 15. Sì, qui alla Brescia, sì. Qui abbiamo due date, il primo maggio, perché sono in calendario per le feste della provincia. Sì, sui festeggiamenti che fa il comune di Grosseto, queste sono feste in calendario,
infatti, siccome è vecchio folklore, allora gli dà anche una sovvenzione al comune. Quando volete? Siamo pronti? Partite, vai che ti riesci a me, senti, mi inciampo, porca. Però, noi dobbiamo raccontare i nostri episodi del passato. Anche come siete arrivati qui, perché... Te parte, poi ogni tanto forse tra. Allora, noi, quando ti ricordi, quando venivamo qui e partivamo da quella Costa Nuova, dalla stazione di Costa Nuova, con tutto quel bestiame che c'avevamo da una parte, c'avevamo il posto di linea e c'erano i stradini che stavano rimetto a posto la strada, e noi passavamo con 200-300 capi di bestiame, gli spaccavamo tutte le banchine, gli spaccavamo, e quelli facevano verbale rotta di collo. Poi venne l'onorevole Cencelli e dice, lascia che fanno i verbali, perché questa è le bonifiche dell'Agropontino, è una guerra, è una battaglia che dobbiamo vincere. Noi spacchiamo le banchine con bestiame e solo lo rifanno, perché noi dobbiamo dare lavoro a 20.000 persone qui nel periodo della linea. E defatti, quando hanno fatto lo sproprio alla Dina, allora si chiamava Quadrato, tutto l'Agropontino, lì erano tutti quanti capanne, macchie, e c'erano tutte quante queste capanne, queste tribù di capanne, di tutti questi montagnoli che venivano dalla montagna, chi con le pecore, chi con le vacche, chi con i maiali, le cose. Quando poi hanno fatto lo sproprio, hanno fatto, tutta la gente li hanno mandati via. E questi non se ne volevano andare. Era come qui ora. Non se ne volevano andare, perché quella era una vita che stavano lì dentro. Allora mi ricordo che mandorono le truppe, venne la cavalleria del secondo Piemonte Reale a cavallo a portare via tutto questo bestiame. E c'era una donna che si era messa davanti a questi che gli portavano via maiali, che poi gli ha preso un infarto, sta poveretta. Gli ha preso. Insomma, per farla corta, c'era la baccia di Terracina, la selva marittima, così chiamata, che era 16.000 ettari, non era mica una bazzecola. E lì in 448 hanno bonificato tutto, c'era la ditta Armenti che c'era 4.000 operai che disboscavano la macchia. E dietro la macchia c'erano le famose fulleri che erano le macchine che tiravano a funicolare, no? C'era una da una parte e dall'altra, andavano a vapore. Per discioccare. Per discioccare facevano disboscamento. E dietro a quelle venivano subito le costruzioni delle strade e le costruzioni dei poteri. Allora, noi che eravamo alla Dina, quando iniziò tutto sto boom, ci mandorono via, ci mandorono qui. Allora noi, come ho detto prima, che imbarcavamo bestiame alla stazione di Fossa Nova, a Terracina, imbarcavamo lì per venire qui, al Berese. E mi ricordo che per imbarcare tutto quel bestiame, e c'era cosa, e mi ricordo che lui portava un cavallo, si chiamava Coronato. Quello c'è in Saguzza. Una bestia scappò via sull'asfalto, allora erano le prime strade asfaltate che avevano fatto. La via Appia, e noi si conoscevano e non si conoscevano queste strade asfaltate. Lui parte come un razzo, andava a rigirare questa bestia che scappava, il cavallo, fece uno scivolone, fece da 30 metri a scivolo sulla strada. I nostri cavalli c'hanno per abitudine, quando si corre dietro una bestia, appena l'arrivano, sanno che si devono fermare, si girano da sé dietro la bestia. Sicché io l'arrivai in corsa, giro, svetto sull'asfalto e presi via a scivolo. Noi siamo nel 34. Imbarcammo a stazione di Costa Roma a Terracina e imbarcammo il 1° ottobre del 34, abbiamo imbarcato qui alla di Alberesi. E qui siamo sempre stati. Oh. Poi qui non solo quando siamo arrivati noi, tutto quanto il bestiame che serviva per rifornire quei poteri che stavano facendo giù alla Dina, che ora non ricordo un numero preciso dei poteri che hanno fatto, che lì hanno fatto. No, 5.000 poteri. Hanno fatto quattro comuni e un capoluogo di provincia, che la Dina che si chiamava, era Quadrato, l'azienda, fu fatta la provincia, Littoria, poi preso Sabaudia. Poi preso Puntinia, poi preso Pomezia e preso l'ultimo fu Aprilia, l'ultima. Allora noi quando venimmo qui,
dovevamo preparare cavalli e bovini per rifornire quella gente che stavano creando laggiù. Allora noi, oltre che facevamo un giro da Butero, da Butteri, il pomeriggio lo dedicavamo tutto quanto alla Roma. Allora, cavalli, si trovavano cavalli e si mandavano alle aziende per i guardiani, per i fattori, per il direttore. Allora non c'erano per tutta l'altra azienda. Allora le motorizzazioni non c'erano. Stavano tutto a cavalli. Tutto a sella e baroncino. E due volte la settimana, il martedì e il venerdì, portavamo 25 capi bovini giovenchi oppure manze, quello che erano, a Rivestino, si prendevano con laccio e si legavano lì a un passone nel Rivestino. Poi c'erano gli addetti, così chiamati i bifolchi, che era la bifolcina, che li portavano al capannone, li legavano a un altro bove buono manzo e li portavano al capannone. Lì poi c'erano due o tre giorni da gara e poi li attaccavano sotto al carro. Quando poi questi buoi che bene andavano bene sotto al carro, li riconsegnavano a noi e noi li prendevamo davanti ai cavalli, transumale come si dice, e si riportavano alla stazione di Alberesi, lì si mettevano sui vagoni e si spedivano giù all'agropontino e poi lì li distribuivano per vari poteri. E lì, quelle di cui c'è delle caratteristiche che bisogna seguire. Quello per tirarli al laccio si chiama la lacciaia. E quando li tiravamo sotto per legarli, si diceva la camicia. La camicia è una camicia di forza, che li legavano lì per farli di testa. E quell'animale che li portava dentro, il bove, era il manarino, abituato apposta, gli si legava al giovenco e quello lo portava dentro da solo. Capito? Che sono tutte, in tutte le cose, cioè. Poi c'era i giochi, c'è cioè per esempio il gioco, vede quelli a due, ci sono anche, se l'ha visto su alla mostra, a quattro, che si chiama la serta, a quattro, che c'è i due bovi laterali e i due giovani interni, hai capito? Invece di avere due colli, ne ha quattro. Dei buoi? Del giogo? Del giogo. Ah, i cosciali. Sì, lì quello c'è i cosciali, vedi, sui cosciali sotto c'è un filetto, c'è tutte le briglie, che tutta l'attrezzatura, qui c'è un po' di tutto, c'è tutta l'attrezzatura che buttano. Vede quelle corde più fine, quelle si chiamano le pastorelle, che servono per impastoiare. Ha visto quando impastaiavamo a Noleno? Ha visto il suo marito? Per legare i vitelli a terra quando si mercano? Cioè, sì, sono più sottili, quelle sono le pastorelle. Oh, idolo, ti ricordi te quando... Quelle dell'acciaia. E quelle senza ferro, quelle sono le camicie. O capestri, perché la camicia è stata opera per legarli, invece per legarli al gioco che si intestano si chiama il capestro. Adesso lascio parlare dei ricordi. Ti pare di ricordare che il signore non ci aveva iniziato. Ti ricordi? Sì. Allora Vitolo, ti ricordi quella volta che scappò quel giovenco, sei niente a finire quel video, sei niente a finire la macchina della Cina? Altro che. E c'era più me. Sisto che ci divideva, no? Totorello, Pastor Torello, era un bidello di 17-18 mesi, oltre l'anno e mezzo, però era stato oltre i 4 quintali, e non si sapeva come fanno di passare di qua, perché c'era un fiume. Pensa, allora, pensa Romina, io avevo nemmeno 15 anni, ma lui ne aveva 21, pensa che razza di idea, e io gli andavo dietro, io sapevo un cavolo. Era un po' anche più incosciente, era incosciente lui nella 21. Fatti raccontare come andate a finire. Allora, curi, ci dai a sto vitello. A piedi, sì. A piedi, perché cavolo, raga, sto vitello quanto fu stanco. Ma spiegagli come, sul fiume Sisto, ci avevano fatto una passarella per passare la locomotiva, quelle a scatto ridotto.
Sì, sì, i trenini a scatto ridotto. Sicché c'era, era vuoto sotto, c'era solo le sbarre di ferro e cose, che a cavallo non si poteva passare. E noi, a piedi, a correre dietro di dietro, io e lui, che lui ha detto, aveva 21 anni, io avevo 15. Dai, finisce. Sto quando sei stancato poi. Ci veniva addosso. E quando veniva addosso io l'ho preso. L'ho preso con le corde. Lui mi ha detto, dietro alla coda, dopo lui ha fatto la coda, e le corda, pinta, gli ho fatto passare sopra questa passarella. Gli ho fatto passare. Dopo che mi ho fatto passare di là, ci è venuto un pochino di riflessione. E facevo, ma pezzi dei credini, tutti e due. Ma se quel vitello che stava a botte si buttava nel fiume, non sapevano da nessuno dei due. Ma io ho detto, ero ragazzino, ma lui... Non stavano da nessuno dei due, se fa uno da. Sì, ma non gran male. Gran male, costo le rotte, come siamo tutti un po' marcati. Secondo come ti capita, io però. Che qui la stampata fatta per bene. Ma non morire, non capitato. Ammazza, io, ammazza. Esempio, sono stato uno che sono le costole rotte per la mercatura e cose, però io tutte le cascate da cavallo che ho fatto, che ne ho fatte tante, che non si contano, non mi sono rotto mai niente. La rottura è mai niente, nemmeno io. Le costole. Mai niente. Però quando si faceva l'America, prima o poi non c'era un'America che non c'è, chi si aveva provento, chi vuole l'America? Non è mercato, segna con l'America non c'è stato. Capito? Perché allora se c'era l'America, tutto c'era l'America come la panna a campo sportivo adesso, che è un'America giusto per la speculazione sportiva, per l'emblema. Ma allora se c'era l'America proprio in mercato si trovava 3 o 4 giorni a mercare, e si mercavano 3 o 400 capi. Noi si faceva un giorno di merca e un giorno di riposo. Un giorno di merca e un giorno di riposo. Poi quando era l'ultimo giorno, allora c'era la baldoria. L'ultimo giorno si lasciavano i puledri, robequina e qualche vitello per entrare a lotta per dare spettacolo agli invitati. Allora l'ultimo giorno c'erano gli invitati. E allora si faceva presto. Appena si veniva verso le 11, il giorno quando si veniva, se andava a casa, si dava una lavata come meglio potevamo e poi si andava a tavola. Ma quando si andava a tavola, era tavola bandita e c'erano parecchi di quelli più anziani dei noi, che gli piaceva il bicchiere rosso, quando se li portavano a casa, si caricavano sulla retta delle dame e se li portavano a casa, quando erano lì a casa si scaricavano un sacco di farina, li scaricavano perché erano pieni. Gli invitati c'era tutte le autorità, l'azienda, no, venivano invitavano qui nel comune, la provincia. Era un proprio una festa che sì. Allora quella proprio lì, veniva a costare 300-400 mila lire ogni festa che facevano, che poi di fatto all'ultimo non la fecero più perché oltrepassava il mezzo milione, allora disse il direttore, basta, che mi si mangiano mezza azienda. Guarda, fatta ora, sono stato da Torlonia ha fatto la festa come si faceva noi, eravamo 400 persone. Oggi è questa la parte. In che periodo si faceva la merca? Di maggio. Perché di maggio è la merca, per un motivo. Perché il bestiame è brato, quando è d'autunno mette il cappotto. Lo sa cosa significa il cappotto? Che comincia a lungo il pelo e si prepara il cappotto per l'inverno, perché deve vivere il brato fuori. Allora, se noi lo mercassimo prima della primavera, perché noi sappiamo che nella primavera tutti gli animali cambiano il pelo. Allora, quando è di maggio, ha buttato tutto il pelo vecchio, e c'è il pelo nuovo, il pelo è cortino, allora il merco proventato fa prima... E poi sta in carne anche la pesca. L'incisione... Invece col pelo lungo è facile che delle volte quello che prende da parte no, quando poi è guarito, fa che in qualche punto non si legge il merco. Ecco perché si guarda di maggio, la pesca ha perso tutto il pelo completamente vecchio e c'è il pelino nuovo. E resta più facile a incidere il marchio. E poi è in condizioni migliori. Più grassa, è meglio, fa anche più figura per la gente che viene a vederle, a contattarle. Per esempio in inverno sono brutto, ci sono quel pelo lungo e sono capre. E poi anche come carne. Te non c'eri la scena da Latina a Sabaudia.
Ah no, non c'era quello dei gol dei prepotenti. Poi gli racconto questa, la rizzasse i capelli. So 40 chilometri, che sono là? E sono neanche 45 saranno. Da Ciccevo, da Ciccevo. Ci siamo stati a 4 chilometri da Ciccevo. Quanto è pronto, lo dice? Sono a 3 o 4 perché veniva addosso a cavallo. E poi il toro è tremendo, quando attacca ti chiappa, ti chiappa. A me mi ha ammazzato il cavallo. A te e te lo sfondo. Sì. Aveva le corna, invece questo aveva le corna segate. Allora andate bene. Invece lo sventroso è uscito un cerco dal naso. A me sono immagini, avevo 12 anni. Quasi 13. Era l'anno avanti che si partisse per là, 13 anni. Pronto? Oh, io chiedo una cosa, voglio domandarti, no? Ora, io sto vedendo, questi ragazzi sono dei bravi ragazzi, ti butto di dove che ci sono. Però, all'infuori di uno che ha un pochino, oltre alla passione, c'ha anche un po' d'occhio. Ora io vedo, quando mettono dentro i criteri di selezione che c'erano da fare la pesa e via di seguito, noi, quando era nell'epoca nostra, non serviva che quando stavano dentro la bascola per peso si andava a vedere il numero che c'avevano all'orecchio per vedere come si chiamava e a chi era figlio, il padre, chi era la mamma, chi era il nonno e chi era il bisnonno. Quando entrava dentro il bidello ci diceva Tizio, figlio di Caio e di Sembronio. Ah, però quello che era occhio e memoria. Occhio e memoria. E mi ricordo che io, qualche volta che non facevo entrare dentro un bidello alla bascola, c'era un motivo, perché non mi veniva a mente come si chiamava. Allora, per non fare brutta figura, cercava di lasciarla per ultimo per vedere se mi ricordava a mente il nome. Quando era l'ultimo gli dicevo, no, non mi ricordo, ma è figlio di Tizio e di Caio. Allora guardavo lì, si chiama tale. Oggi c'è questo che so che bravi ragazzi, però non si impegna. Ma almeno li conosce un po'. Ecco, ce n'è uno, almeno. Però non, quello è tutto ciò che... Vieni, Romina, ti racconto una... Impegnare, si deve impegnare. Perché quando va in mezzo al branco delle altre figliate, non deve fare 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi vanno via. No, deve guardare, questo devi dirlo figlio di Tizia, c'ha questi particolari, quell'altro c'ha quest'altro, cioè, e quelli particolari devono rimanere impressi. Allora, basta che lo vede, la raffigura subito, e quello è figlio di Tizia, quello è figlio di Gaglio, quello è figlio di Sembronio. Allora le racconto adesso l'affare di prepotente. Questo toro ci ha buttato da cavallo con 3-4, a me ero ragazzino, avevo 13 anni, lo andavo a spostare, mentre saltava una posta mi viene addosso e mi buttò da cavallo e buttò la cavalla per aria. Mi ricordo che io c'era una fossetta, tirai dentro, aspettai che si allontanasse per riscappare. Quando partimmo da Littoria per andare a Sabauria, che sono 40 chilometri, lo mettemmo in mezzo a 200 vacche, perché lui quando si spostava non partiva mai. Si fermava e toccava lasciargli i cancelli aperti, poi veniva per conto suo. Allora dovevamo sforzarsi e toccava portarlo via. Partimmo, siccome era un periodo che non erano i tori con le femmine, no? Messo assieme alle femmine per un 4-5 chilometri andiate bene. Quando fumo a mezza strada, ricomincio a marcia indietro, no? Piano piano ritornava indietro, non c'era niente a girargli le vacche controcorrente, niente, lui ritornava da dove era partito. Allora, disperati, non sapevamo cosa fare. Gli venne l'idea a Santino di scendere a cavallo e portammo via a cavallo se non lo sbuzzava. E siccome c'erano le staccionate lungo la strada, trovò una stagna, un bidone vuoto. E provò da di fuori a buttargli il bidone davanti. Oh, fu la salvezza.
con sto bidone io mi sentivo il bidone scappava. Toccò portare il bidone davanti al cavallo per 50 km, perché sennò tornava indietro. Capito? Questa era prepotente. Era proprio di nome e di fatto. Era tremendo, era tremendo. E poi quando morì a cosa, ricordi? A piscina della comunità. Andando in vero. Quello si ammalò, siccome non si poteva spostare, perché come da accostare veniva addosso, si mise dentro un macchione e si trovava più. Quando ti accostavi, poi lo trovavamo un giorno, ti accostavi tu veniva addosso. E lì c'è morto. E c'è morto lì. Non è uscito più. Era tremendo. Quando raccontavo con Gigi Ciccio, c'era la nipote che è la segretaria del sindaco di Cisterna. In Torino c'eravamo 400 qualche figliate, avevamo una trentina di tori in mezzo e facevano i tori allora, c'è sempre un capoccia quando entrano nel banco, c'è uno che picchia tutti, poi dopo una quindicina di giorni che lui a forza di fare questo, a fare quell'altro, si indebolisce e poi gliele danno i figliati. E lui quando ne buscò, partì, scappò e non lo trovavamo più. Allora io, che ero ragazzino, con un guardiano, mio padre ci mandava a cercare. Lo trovammo con le vacche di un confinante, era fuori, allora provammo a rimetterlo dentro. Per fortuna c'era la pomposina, una cavalla come tu ora, una cavalla di 5 anni, e sveglia. E faceva, lui parlava al dialetto, arretò, si accosta, questo toro gli si stacca, viene addosso, lo chiappa di dietro, no? Lo chiappa di dietro alla cavalla così nel sedere, ma non gliela buttò per aria, la cavalla lui con gli speroni, no? Gli piantò anche i stivali addosso alla cavalla. Strillava così, mi ricordo, strillava e così. E partì alla carica, si fermò dopo 200 metri, perché era un uomo più di un quintale, rosso, e dice, oh, accidente, c'è il tuo padre! Raccontava la nipote. Coraggio, Dio, vorrei, quello sarà più ci sotto. Invece a me mi prese e butto per aria a me con tutto il cavallo. Ma io ero agile, mi infilai dentro la porta. La cavalla agile, c'è una molletta, no? C'è una molletta, sì. E ma lui c'ha più meglio la mia, perché Pomposina era bella, una cavalla sveglia, era appena svegliata. Ma poi dici, porca miseria. Arredò, partiva, era un filone. La prima volta che scappò lo ritrovai io dentro a Santa Priscilla del Boschetto, no? Stavamo a cercarlo, non si passava perché c'era tutto il rogaglio, scesi a piedi, non me lo trovai da piedi, mi si stacca a me addosso, lo sai come scappai? Sugli alberi. Era tremendo. E io facevo spettacolo, no? Tutte le mattine passavano gli operai, 300-400 operai che andavano a lavoro. C'era l'acqua alta così, no? E l'erba tanta. C'era un altro toro che si poteva spostare, leggerino, che lo picchiava sempre. E io la mattina, quando passavano le operai, pigliavo sto toro e lo portavo lì. E poi mi divertivo vedendo la battaglia. E che giorno stava facendo quel lavoro lì, stava a spostarlo e lei via. Mette a fuoco. Ma quando gli ricavano in mezzo all'acqua, lo facevo patarmi sempre a andare al lavoro quella gente, si fermavano e guardavano. Era un giorno con l'acqua alta così, proprio si erano attaccati in mezzo all'acqua. Sembravano due balene, con i soffi d'acqua per aria. Che attaccare in mezzo a quell'acqua non fa la mano. Insomma, capire
Oh. Te pensi quando noi ci spostammo, quando, dopo che lo riuscimmo a portarlo laggiù, una mattina c'era Belmanto, che era sempre da Arasegolani, stavano facendo i poderi e c'erano 18 bielle allora, i cani che trasportavano le pietre, no? E c'era lui, Stodoro, che stava in mezzo al stradone, che stava a litigasse con un altro, no? E questo gli andava vicino e cominciò a suonare, quando se lo vide vicino, diceva, che il Totoro, quello ha preso in giro il camion, che dice si spostava, dava addosso al camion. Beh, cioè, raccontano una cosa i nostri padri, no? Dice che a Maccarese, no? Ora Maccarese è l'ido di Roma, si può dire, Frigene, eccetera. Allora Maccarese era un'azienda agricola e c'aveva l'azienda di bovini, cavalli, e vini e bovini e bufole. Dice che un toro, i lavoratori chiamavano i tori banditi, quando un toro lo sorbavano quell'altro, lui si buttava banditi, si buttava puntato, si buttava. E dice che è andato a mezzo alla ferrovia. Allora i treni non erano potenti, magari non sono potenti adesso. Dice che quando si è visto i fari del treno che gli venivano incontro, l'ha affrontato. Gli è andato contro. Gli è andato contro il treno. Però la rivista. Questo lo raccontava Paolo, raccontava suo padre. E quando sono becciariti non vedono mica niente, per loro è tutto piano. Beh, si immagini che si partiva, Romina, si partiva, mi mandava avanti mio padre, avevo 13 anni io, con 450 vacche pigliate, significa 900 capi. 900 capi sulla via Appia, si pigliava 3 chilometri. Erano 3, 4 a massimo. E io davanti, solo. Oh, e mi ricordo che e poi quelle bestiacce lì, come arrivava una a piedi, per arrivare erano addosso, tutte venivano addosso. Mi ricordo che si faceva una sfidata, si vedeva tutte le macchine e tutto, perché si faceva da Pantano d'inverno, era, si faceva 12 km di Appia. Sì. Dalla Lapide? No, dalla Lapide là, era... Ci avevamo quando le portavamo. Beh, arrivate per stato un giro della Lapide e venire poi girare altri punti. No, per andare giù a Coso, a Mesa, ci avevamo l'erba d'estate laggiù, diciamo, dei punti di sci anche lassù, no? Davanti a. A Padre di Ferro. Dopo tre punti. Dopo verso Mesa lì, davanti a Coso. Una trentina li fa sempre. Però vedi, non ci sono più spostamenti. Oggi i spostamenti si fanno con i mezzi meccanici, si fanno con i camion. Sì. Perché non è più possibile viaggiare a piedi. Perché se mette il muso sulla orecchia a cavallo, quella bestia lo mietano, Allora abbiamo fatto ora con la transumanza, ma poca strada asfaltata, se faceva 60 km al giorno. Bella fatta. Noi l'abbiamo fatto fino a tempo fa, fino a 50. E si andava a Grosseto, quando avevamo 8, si andava a Grosseto a piedi. A piedi. Come siamo a piedi. Però c'era una cosa, che quando l'ombrone era basso, non si aveva la piena, allora si guardava l'ombrone e si andava al di là. Si andava giù alla mossa a Grosseto, la sera. Ma quando l'ombrone era in piena, toccava sopra la orella. Altro? Sì, là. Allora c'erano due guardie comunali, due poliziotti pure, quelle motociclette che si facevano un battistrada, uno avanti e uno dietro, che facevano fermare le macchine. Ma allora le macchine c'erano la millesima parte di oggi, e c'era, e si poteva andare. Mi ricordo che una notte si viaggiava di notte. Ti ricordi che giorno? Una notte, eravamo alle quattro strade, non so se gli abbrussero. All'imbocco di Grosseto. Adesso c'è quel negozio di quei lampadari, dopo le quattro strade. C'era gli autotreni fermi. Sì, quando 4-5. Gli autotreni fermi, lì c'era anche un distributore, perché la polizia fece fermare gli autotreni. E noi giravamo lì, al passaggio di livello andavamo a dove dovevamo. Che gli è stato da mille. Uno stronzo, parlando proprio con poco rispetto, che stavo disti, fu un po' di strombazzato, e poi si imparte da abbeggiamenti. E c'era un messaggio, ha visto la subello?
si è impaurito dopo tutto qua. C'era ancora le due anni, saltò di là a Chile. La mattina, noi la notte a cercarlo, io e lui, la mattina alle 9 cominciamo a riunirlo, che poi era tutta la zona lì di Grosseto, appena entra Grosseto, che è tutto fabbricato, che erano tutti orti, tutte robe, che noi poi non avevamo neanche pratiche di quella zona. E trovavamo dei fossori pieni d'erba che se ne accorgevamo quando gli cavalli... Ce n'erano dentro, forse c'è il posto. E quindi c'avevamo i cavalli che avevano dei bamberi così e si potevamo azzardare. Noi dalla mattina, dalla notte, abbiamo recuperato il bestiame verso le 9 del mattino e l'abbiamo portato alla fiera. Poi per colpo di grazia, che c'erano un par di bamberi così grossi che lui, viene suo padre che era capo servizio e quello dell'ispettorato agrario. Ci bisogna che andate incontro a Ponte Mussolini a Tizio che vengono col bestiame. E perché? Noi siamo stati tutta stanotte a recuperare il nostro, adesso dobbiamo neanche recuperare quello di quell'altro. Per colpo di grazia siamo attorno a contra quelli e riportare il bestiame di quell'altro. È la società svizzera. Sì, le fanno ma sotto col cane. Tutti i cani adesso. Sì. Adesso si vede tutto col cane, per l'amor di Dio, viaggiare per le strade adesso è impossibile. È come una fiera, allora, come un'esposizione. Sì, è una fiera mercato. La fiera mercato. È una fiera mercato. Dei gruppi di selezione, noi l'abbiamo fatta 4 anni fa. Ora le fanno con le vini le fanno tutti gli anni. Ma col bovino adesso, col fatto dell'acqua di petrolica, Beh no, quest'anno l'abbiamo fatta a Bastia Duglia. Sì. No, qui l'abbiamo fatta della razza nostra, delle razze, no, le quattro razze di carne, la podolica, la maremmana, la romagnola, la gianina e la marchigiana, l'abbiamo fatta a Bastia d'Umbria. Bastia d'Umbria c'era tutto. E io ero in commissione perché sono l'esperto della razza maremmana. Allora Romina, chi ti racconti? Dai, tu, forza, che cosa di più qua? Romina. Io è 4 anni che sono nell'associazione, 4-5 anni. Sono partita io da sola, per mezzo di Italo. E niente, proprio con lo scopo di avere un po' più donne nell'associazione. Infatti adesso siamo 4-5 donne. A cavallo siamo circa una trentina con i cavalli e poi dopo penso un centinaio tesserati con la tessera. La sede è qui ad Alberese? No, abbiamo Orbetello. No, facciamo, abbiamo fatto apposta questa associazione per tramandare, per non far perdere il mestiere, capito? Allora, perché partono loro da allievi, butteri, e li facciamo butteri quando sono all'altezza di fare, di prendere via le allotta, di prendere al laccio, di montare i puletri. No. Sì, lo fanno, infatti facciamo una quindicina, 20 manifestazioni l'anno che li alterniamo apposta, facciamo delle coppie, no? Perché noi per il vitello a lotta, quando facciamo siamo 3, quindi ne vanno prima 3, poi altri 3, in modo che si allenano per far vedere cosa, a imparare, a buttarli giù, a impastorarli, a tirare il laccio. Italo. Sì, la passione è stata trasmessa da mio padre perché anche lui era buttero, sempre sotto Italo. E poi niente, è stata una passione fin da piccolina, facevano i cavalli e così. No, racconti un po' quando avevi furia che quell'altro ti buttava in terra e si montava a vedere ragazzina e a te non ti faceva niente, ti colorava le gambe e andava via come una Pasqua. Lo ricordi? E racconti di questo. Niente, c'avevo questa cavallina piccolina e
non lo so, si vede che se l'era presa a male con mio padre, chiunque si avvicinasse erano botte, erano niente, diventava matta. Come arrivavo io, piccolino, uno scricciolino, ci salivo sopra io e diventavo un agnellino. E so, è successa così. Lei è iniziato giovanissima questa cosa, questa attività. Sì, ero piccolina, non ho nemmeno ricordo. E ancora la monta adesso quella cavalla? Ora la cavalla tua per la vecchia, no, e lei è per la tua, per, la, te sei per la tua vecchia. Ora comincia a montare la giura. Ora monta la giura. No, un po' la sera ora. La sera, adesso mettiamo più che altro la sera sul tardi. Perché... è fidanzata. No, no, perché... No, no, no. Tutt'altro. Niente, un paio d'ore la sera. Ma ha fatto tutta la transumanza, eh? Ha fatto i 50 km al giorno, stare 12-13 ore a cavallo. Partiamo alle 7, arriviamo alle 5, alle 6. La sera. Ma è stato bello, è stato cioè abbastanza faticoso, però è una cosa che valsa la pena, sì, è stato bello. E questa transumanza è stata fatta una sola volta o sul peso? Sì, l'abbiamo fatta una volta, poi mi è successo quello che mi è successo, addio, perché prima io ne inventavo tutti gli anni una, prima ho fatto il centenario, perché siccome 100 anni fa, nel 90, 1890, venne Buffalo Bill in Italia, no? Col circolo, e i butteri della Maremma lo sfidarono. Siccome ricorreva il centenario 2 anni fa, e io ho rifatto tutto il programma, ho invitato 8 cowboy dall'America, c'è costata una barca di milioni, ma insomma abbiamo fatto una bella festa, eh? Una bella festa veramente. Cioè, no, senza vincere signori, ma erano molto bravi, bravi, ragazzi bravissimi. Infatti ci siamo scambiati, loro hanno fatto la loro maniera e poi hanno montato anche il nostro butto, l'ha montato alla maniera loro e viceversa loro hanno montato con la sella nostra. No, sono stati bravi, bravi veramente. E vieni a prenderli a Fiumicino. A cavallo. No. Io, veglia Jimmy. Io credo più. Montare a cavallo. No, credo di montare a cavallo dei rossi. Nei rossi. Dice, io, G, e io Italo, ieri c'è Dillo. Ma volevo chiedere Romina, dalla sua divisa, come mai ha questa divisa, diciamo, questa giacca? Ogni gruppo di butteri ha una divisa per distinzione. Usavano una volta, vero, per distinguere le diverse aziende e noi abbiamo questa che è un mezzo verde grigio con giacche che per di più era la divisa del butter di una volta. Il modello originale. Il modello originale, sì. Poi c'è il gilet, lo prende il gilet, pantalone. Lei ci ha messo anche la cravatta, noi ci siamo messo. No, no, ce l'abbiamo la cravatta rossa proprio. Ah, sì. Che oggi poi la gente sono finite. Da che è venuta la riforma agraria, che hanno spropriato tutti i terreni ai grandi terrieri, che prima erano tutte aziende grandi, ogni azienda aveva 3-4 butteri. Allora c'erano i butteri e c'era anche il mestiere parecchio. Da che poi è andata il 52 in realtà, sì. Che è venuta la riforma agraria, che hanno levato migliaia e migliaia di ettari di terreno ai proprietari. E è successo che il bestiame è sparito. Prendendo il bestiame sono spariti anche i butteri. Anzi, c'è stato un periodo che proprio qualcuno ha retto il maremmano, tanto bovino come vino, perché sennò era quasi andato in liquidazione tutto. Oh, è andato. Ora stanno riprendendo il boom da qualche anno, a ricominciare i grandi cavalli. Ma nei cavalli più caro. Piccato quasi sul vino, sul cavallo. Però come materiale umano ce n'è rimasto poco, perché adesso siano i butteri del sabato e la domenica. Oggi qui in Maremma noi vediamo centinaia di butteri a cavallo, vestiti a buttere, cosciali, cappelli, però sono tutti appassionati di cavallo, ma sono
i butteri del sabato e la domenica. Il vero buttere non è, come ho detto prima, sapere andare a cavallo. Il vero buttere è quello che deve sapere più fuori quello che succede fuori, quello che è necessario al di fuori, che è il cavallo, quale è una delle tante parti. Perché se un butto va dentro un branco di bestie, la prima cosa si deve assicurare del recinto, se questo recinto è a posto o no, e questo bestiame non deve scappare via, non si deve ammischiare con altre bestie, oppure se sta un branco di manze, di mucose manze, giovani che si vanno a mischiare assieme con un branco di torelli, che poi succede che un torello e poi se ne prende 3, 4, 5, 10 manzette che poi filano contro tempo e vengono di disastri. Una, si deve assicurare se nell'abbeveratoio c'è l'acqua che è sufficiente per abbeveraggio, si deve assicurare se in quella zona c'è il pascolo per poter mangiare le bestie. Quando torna a casa riferisce al capobuttolo quello che è successo, e il capobuttolo di persona si va per accertare di quello che succede, allora viene il cambio del bestiame. Viene. E deve assicurarsi anche se una bestia è ammalata o no, perché quando uno entra dentro un branco di bestiame, con l'occhio stesso, appena entra, appena entra deve fare lo sguardo del bestiame, la subito la bestia che non è sincera, non è a posto. La vedete? O c'ha le orecchie calate, o c'ha il pelo ritritto, o sta isolata. Quella è la prima cosa, la più cosa necessaria del butolo, è l'occhio. Vede una vacca che si prepara con la mammella che si deve preparare il parto. La macchia tale mi sembra che una vacca, mi sembra stata vacca tale, sta facendo la poccia come diciamo qui noi. Allora, a questo punto dice quella, le leviamo, portiamo una specie di salaparto e lì le fanno il travaglio. Le fanno rifiliare lì dentro. Poi hanno i vitellini, hanno 4, 5, 7 nel camminino, li porto via e via l'altra, via quella e via l'altra, e poi è come una salaparto. E quello è tutta l'abilità del butolo. Perché quando ho un proprietario, un butolo che fa un buon cavallo da servizio, e poi gli fa morire 4, 5, 6 capi l'anno, che non se ne accorge che queste bestie muoiono di sete, o muoiono di fame, o sono malate, se ne accorge magari che sono malate quando non ha più in tempo di poter chiamare il veterinario. Perché il butolo è questo, c'è una cosa, che la può fare butolo, capobutolo, bene, se non, dove non arriva il capobutolo, il capobutolo dovrebbe essere una specie di veterinario, dove ne arriva il capobutolo, perché tutti non siamo professori, allora chiama il veterinario. Il veterinario la visita, poi quello che si deve fare, si fa noi. Perché non è quello che fa il veterinario, anzi, se sono dei veterinari, che nemmeno le forbici li prendono in mano. No. Quando fa tutto quanto a noi, e questo per noi è un bene. Pezzi che io andavo a castrare i cavalli su a Milano, avevo due veterinari e mi facevano infermieri. Ma io, se è incredibile, ho fatto vedere, è cazzo babbo, quando un butolo si trova solo, una vacca sta per partorire e non ce la fa, c'ha il bidello rovesciato dentro, che non può aspettare, deve intervenire subito. Allora c'era una signora che mi sta, guarda, ero solo, e poi ci fa anche a un ragazzo. Noi abbiamo gli incastrini apposta per la mitigazione, no? Io la portai dentro a questa sertoia, scesi da cavallo, gli misi la mano dentro, girai il biello, lo legai per le gambine, dopo lo girai messo in posizione, legato giù a terra, perché va legato molto basso, molto basso per cosa. Ero solo, demoniato. Apri il cancello. Apri la porta, la vacca se ne va, il vitello resta, lo scioglie e scappa via. Dopo un'ora ripassò quella signora e il vitello già allattava. Quello, se non si faceva quell'intervento lì, dopo un'ora era morto il vitello e poi poteva morire anche la mamma. Capito? Questi lavori... Quindi non può aspettare venire in azienda e chiamare il veterinario e gli viene poi il giorno, lo trova, viene il giorno dopo è morto tutto. Per questo, per fare. Sì. Perché
perché queste occasioni non è che capitano una volta sola. Ah, ciò continuo. Durante la fidatura è capitano spesso. Non dico tutti i giorni, ma una volta, due o tre alla settimana capita. Quando tuo babbo aveva pure a fare punture, no? C'era una va a cantiere con la paralisi peperale e fa punture. E devi fa te. E poi, allora la fai morire? Scusa, la fai morire e fa la puntura. Allora, se avessi coraggio, dice, la vuoi far morire? E io poi. Allora, se è decisa, fa la puntura. Perché io li devo fare apposta, perché devono imparare. Con cazzo d'urgenza. Eccoli, è il butto più giovane dell'azienda. Questa è l'attrezzatura che noi chiamiamo il terzo braccio del butero. Queste sono indispensabili per mandare le bestie, per i cancelli, per tante cose. L'uncino. Ho il bastone normale, quello senza uncino, che sono di due legni, anche tre. Si può fare di nespolo, di sorbo e di crognolo. È sempre e legno cotto. E di qualche cosa anche te. E un po' di mestiere. Girare di là, ma... ci passa. Non sono ancora pratica. Fatto. Sì. Siamo bravi. Sì. 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 Sì.